L'obiettivo di questo episodio sarà raggiungere il quartiere di lusso, potenziare il nostro Hercules e se ci bastano i soldi, ma credo di sì, visto che abbiamo la bellezza di 115 milioncini, comprare qualcosina per la casa, direttamente da casa, con il giardino, la macchina, insomma, vediamo. Salve a tutti ragazzi e bentornati su Dealer's Life 2. Partiamo con ordine, andiamo nel nostro negozio e andiamo a migliorarlo, ci costa ben 5 milioncini, ma come detto ormai so delle briciole, 10 milioncini, ma vai, acquista anche questo. Andiamo a sott'acqua con 20 milioncini? Sott'acqua sì. Il caffè Art Nouveau diciamo che per il momento è fuori budget, cioè costa praticamente metà del nostro patrimonio attuale, quindi per il momento va benissimo così e andiamo a potenziare il nostro Hercules, 8 milioncini, quindi fammo un livellino in tutto, poi 32 è un po' troppo, anche questo, migliorare Hercules comunque per il momento va benissimo così, tutto a livello 7, comunque credo che il massimo sia il livello 10, abbiamo una reputazione di 90 su 100, quindi non male, e a questo punto andiamo anche ad acquistare qualcosina per la casa, lì abbiamo 48 milioncini, fammo che fammo dei soldi per il momento. Cosa abbiamo nel nostro inventario? Oggetti che c'è possono far guadagnare un po' di roba? Oddio, non sono chissà quali oggetti, potremmo anche ripararli. Però non so nemmeno se ne vale la pena effettivamente, condizioni buone. Fammo che per il momento apriamo il negozio. Yo, finalmente ecco qui il mio negozio preferito. Aspetta, ci siamo già incontrati? Sì. Penso di ricordarmi di te, gestivi quel negozio nel quartiere industriale. Sei il nuovo boss di questo posto, sì. Io allora ce l'hai fatta davvero a trasferirti nel mio negozio preferito di questo distretto. Sembra che hai talento. Molto bene, hai superato la mia sfida. Ecco i tuoi soldi come promesso. Ok, grazie. Dai. Non sono tantissimi, ma comunque ci fanno comodo. Sai che ti dico? Sono davvero colpito. Penso che tu abbia tutto il necessario per partecipare al mio esclusivo reality show Top the Top. Se riuscirai a trasferirti in un negozio della mia torre di lusso, ti farò partecipare. Ok, interessante. Signori, dobbiamo andare obbligatoriamente nei quartieri di lusso. Raggiungi Torre Lusso. Va benissimo. Allora, lei signora che cosa vuole acquistare? Una macchina? Beh, parliamone. No, signora, no. Assolutamente no, la stima è di 6 milioni e 6, quindi 6 e 8, non lo so, no grazie, vada via, cioè nel senso, noi qua ci dobbiamo guadagnare. In asta ci sta un oggetto mitico della quale non abbiamo una stima, è una corona tradizionale coreana del 457 e il prezzo iniziale è di quasi 3 milioni, proviamo? Se magari lo riusciamo a prendere velocemente, magari prima dei 6 milioncini... Ce vale qualcosa? Ce se prova, signori, ce se prova. Vabbè, dai, 3,9. Speriamo ne valga veramente la pena. Proviamo anche questi qua leggendari, se ci fanno guadagnare qualcosina. Non è praticamente il top, eh? Questo non è praticamente il top. 100.000 è veramente poca roba. Usciamo. L'altro quanto vale? 310. Proviamo questo qua, 310. Se riusciamo a prendere subito potremmo guadagnarci un minimo, anche se ormai noi qua vogliamo roba che se vende sopra i 2 milioni, quindi lasciamo stare. Sono qui per chiedere una donazione per supportare la lotta della polizia contro il traffico di oggetti falsi. Se ci aiuta ne verremo tutti ricompensati. Faccia la cosa giusta, me ne ricorderò. Ok, pago, voglio pagare di più, non mi interessa. Ti devi accontentare di meno, carisma 4, quindi potremmo pagare di meno. Oddio, io onestamente non so se pagando di più, a parte aumentarci eventualmente la reputazione, ci dia qualche bonus al fatto che non ci arrivano più oggetti contraffatti. Paghiamo di più, signori, sono 5 milioncini alla fine, dai. Oggetti falsi meno 100% per 14 giorni, reputazione più 10%. Beh, direi che non abbiamo più oggetti falsi per 14 giorni, il che significa qualsiasi cosa che acquistiamo non è falso e questa è una cosa ottima.
Signori, partecipiamo al magazzino all'asta, vediamo se riusciamo a ottenere qualcosa di interessante. Si parte da 5 milioncini e cosa abbiamo? Cioè, è fighissimo! Action figure di Jurassic Park! Bellissimo questo carinaccio dinosauro! Poi abbiamo un videogioco Skyrim del 2012, vecchio libro del 1706 appartenuto a tuo nonno. Ok? Va bene. Abbiamo... quindi è il nostro magazzino questo, a priori, no? È un antico giocattolo, va bene. Proviamo a prenderlo, 5 milioncini, magari riusciamo a guadagnarci qualcosa. Magari il triplo rispetto a quello che spendiamo, sarebbe male. 15 milioncini, cioè nel senso adesso già siamo a 7, quindi... attenzione signori che se vogliono comprare il poster di Havana Jones con una stima di 8 milioni e 3. Cioè sta portando una valigetta con soldi, oro, diamanti, rubini e una calza, credo. Credo sia una calza. E spariamo un prezzo? Fammo 12 milioni? Dunque, perfetto, grazie. 7 milioncini così presi subito. Se vogliono comprare l'action figure di Jurassic Park, signori, il gallinaccio tirannosauro, proviamo intorno ai 7, 8, 8 milioncini? Secondo voi ce l'ha 8 milioncini? Fammi pensare, oh, al diavolo, d'accordo, beh, abbiamo guadagnato il doppio, non male. Assumere un esperto ci può tornare utile, così evitiamo i falsi e abbiamo praticamente sempre o quasi delle stime sulle robe che andiamo a acquistare o a vendere, quindi assumiamo questo esperto. Praticamente funziona in questo modo: quando noi non abbiamo una stima, possiamo chiedere al nostro esperto di analizzarlo. Il tuo esperto dà un'occhiata veloce all'oggetto e confessa di non avere la minima idea di quanto possa valere, e tu continui in interpreti a pagarlo. Un piccolo omino strano mi ha dato un artefatto alieno. Mi ha detto di usarlo non più di 3 volte su oggetti danneggiati e vedere cosa succede. Restauratore, sembra una cosa da restaurare, dillo a lui. Sembra un vero artefatto alieno, usiamolo. Non so, cioè, ok, non mi interessa. Questa qua mi mette in crisi, cazzo. Signore, ci sono venuti a trovare gli alieni? Un piccolo omino strano mi ha dato un artefatto alieno. Ok, proviamo a restaurarlo. Riparato, armatura antica decorata, macchina parlante, bit, videogioco Skyrim, console, Super Nintendo. Ma tipo portato tutto al massimo? Grazie al restauratore? Mi pare di sì, oddio, forse solo 3 oggetti. Quindi ha fatto tutto il restauratore? Non saprei onestamente. E se prima avevamo il libro che era appartenuto al nostro nonno, questa volta abbiamo il letto che è appartenuto a nostra nonna. Oddio, qua signori, cioè stiamo comprando praticamente la nostra roba. Scusate, e che cos'è? Poi abbiamo anche un poster dello schiavo e un tappeto antico. Non vale tantissimo onestamente questo magazzino, ma comunque proviamo ad acquistarlo. Magari qualcosa ci esce fuori, certo, se non ci fanno spendere troppi soldi, sarebbe anche meglio. Già è tipo il doppio rispetto a quello che c'era chiesto inizialmente, quindi l'ultima volta nel caso, lasciamo lì il letto della nonna, arrivederci. Il tuo esperto dà un'occhiata veloce all'oggetto e confessa di non avere la minima idea di quanto possa valere, e tu continui interperito a pagarlo. Ok, licenziamolo signori, licenziamolo, e che cos'è? Gli faccio fare una stima e mi dice che non sa quanto cazzo vale un oggetto leggendario in pessime condizioni per la casa, è una statuetta d'oro teoricamente, però comunque vale poco per quello che sta a dire qua, signora. Proviamo a prenderlo a 215, signora, 215, il nostro, vabbè, 245, solo perché lei, questo lo voglio avere. Babson, per forza signori, per forza, dai, questo me lo metto quasi nella collezione privata. Ma signora, guardi, io lo prenderei per 80.000, 100.000, vabbè, lo prendo, sti cazzi, lo voglio, me lo metto nella collezione privata quello. Lo faccio subito, immediatamente, appena finisco la giornata, lo spostiamo. E mi dà la stima di questo? 2.80, me ne frega assolutamente nulla. Come detto, lo metto nella collezione personale. Sei sicuro? Sì. Non succede niente, proprio niente. L'avevo già provata sta cosa, ma volevo testare. Cioè, c'è sta, dai, era
Bart Simpson, magari mi sbloccava un qualche obiettivo, ma non mi ha sbloccato assolutamente nulla. Ho solo un oggetto da poter vendere e siamo abbastanza stallo, siamo a 95 milioncini. Mi dà la stima? Vabbè, mi sa che il nostro esperto non è tanto esperto, non riesce a capire la stima di niente, cazzo. Di niente, parliamone. 200.000, pochissimo. Dei diamanti 114, non mi interessa, vediamo questo. Niente, cioè, non c'è roba di interessante, roba che vale, non c'è niente. No, lei vuole più della stima, ma sti cazzi. Mi dà la stima di questo? Già, 12 milioni, cioè può anche stare, partiamone. E lei ne vuole 14, perché giustamente ha sentito l'esperto dire che vale 12 milioni e mezzo, e quindi 14. Facciamo 8, 8 e mezzo, 8 e mezzo, 11. Lo rivendiamo secondo voi? Proviamo a prenderla a 10? 10 milioncini secondo me lo possiamo anche prendere. Fammi pensare, ritengo di poter accettare la tua offerta. Almeno ci potremmo provare a guadagnare qualche milioncina eventualmente. Congratulazioni, grazie alla tua buona reputazione hai vinto il premio di miglior cittadino di una strada a caso. Ok, dona il premio in beneficenza. Carisma, dillo a tutti, pubblicità, dillo a tutti. Abbiamo ottenuto 2 milioni e mezzo e più 10% di clienti per 14 giorni. Buono, qualche clientino in più che ci possa comprare roba, ci può stare. Compriamo delle uova di drago, signori. 4 milioni e 3, non abbiamo una stima, ma speriamo di acquistarle il più velocemente possibile, magari a meno di 6 milioncini non sarebbe male. E invece siamo già sopra i 6 milioncini. E dai, siamo a 7 milioncini. Qui si continua a aumentare un botto. Spero che riusciamo a rivendere. Abbiamo anche un oggetto mitico della quale non abbiamo la stima, che è un milioncino e 4. Questa è poca roba. È un antico teschio di cristallo. Non vale tantissimo. Un oggetto mitico. Oddio, signori, è arrivato Don Vito nel nostro negozio. Mi piace questo negozio. Ha un'ottima reputazione. Se un oggetto viene qui, può essere certo che è autentico. Proprio quello che cercavo. Giusto? Posseggo un oggetto falso e voglio che tu produca un certificato di autenticità. Riuscirò a rivenderlo in un istante e tutti saremo contenti. Guardi, sono lusingato, Don Vito, ma non mi interessa. Hai sentito, Peter? Abbiamo perso il nostro tempo venendo qui. A noi non piace perdere tempo, vero Peter? Qualcuno dovrà rimediare. In che senso lavacervelli 5 di 3? Avremmo dovuto avere due lavacervelli? Io non l'ho ancora utilizzato perché abbiamo appena aperto la giornata, quindi non ho ben capito. Carisma, per favore, fammi uno sconto. Se faccio non pago. Ammirevole, non riesco a capire se tu abbia molto coraggio o sia soltanto profondamente incosciente. Forse non mi sono spiegato. Questa non è una richiesta. Se rifiuti di pagare, finirà molto male per te. Continuiamo a non pagare, signori. Io non pago. Molto bene, te la sei cercata. Faresti meglio a guardarti le spalle d'ora in avanti. Portami a casa, Peter. Qui abbiamo finito. Vattene e non tornare mai più, Don Vito. Abbiamo aumentato la nostra reputazione. Non siamo ceduti, signori, di fronte al boss mafioso più potente, Dealer's Life 2. Non abbiamo pagato, ma adesso ci spezzerà le tibie, molto probabilmente. Abbiamo un oggetto che ha una stima di 24 milioni e mezzo. Lo stiamo pagando a 25 milioni, è un po' troppo, abbiamo un lavacervelli solo, quindi proviamo a prenderlo a 20 milioni e mezzo, 23 milioni più o meno. Fammi pensare, ritengo di poter accettare la tua offerta, così perlomeno riusciamo a guadagnarci almeno un milioncino. Continua, ok. Ma noi possiamo utilizzare anche qui il nostro esperto per dare la stima agli oggetti che magari non ce l'hanno. Certo, ci impiega dei giorni e ci costa 24.000 nel caso di questo oggetto, quindi non credo ne valga la pena. Direi proprio di no, ma si può fare. Quindi andiamo a riparare questo oggetto, che è in pessime condizioni,
E non posso fare comunque nient'altro, cioè non gli posso dare la stima a contempo. Va bene, va bene. Il tuo oggetto è stato identificato come falso ed è stato confiscato, reputazione meno 15. Stavo vendendo un oggetto all'asta ma hanno scoperto che era un falso. Ma che roba assurda, e me l'hanno pure tolto. Sono stronzi allora che mi vendono le robe false. Don Vito domande sui saluti. Punto interrogativo, non posso fare nulla, vai avanti. Un gruppo di brutti ceffi entra nel tuo negozio e comincia a spaccare tutto con mazze da baseball. Danneggiato un action figure di Metal Gear Solid. Ok. Stavolta ho portato qualche amico, spero che non ti dispiaccia. Cosa sta facendo, mi scusi? Danneggiato console Trolldor 64. È una console troll? Mi scusi. Intendi dire, facciamo il nostro lavoro, proprio come lo fai tu. Smettila! Ma mi stanno a distruggere tutto questi, ma che cazzo? Vuoi sapere una cosa? Non credo tu sia nella posizione di poterci dire cosa fare. Non sono io ad aver sfidato Don Vito. Butta fuori? Lo butti fuori? Suppongo che possa bastare per adesso. Diciamo che hai imparato una lezione importante. Spero che ne farai buon uso in futuro. Ok. I brutti ceffi se ne vanno lasciando il negozio nel caos. Signori, qui abbiamo sfidato la mafia e la mafia ci sta a fare il culo per il momento, ma arriverà la polizia a darci una mano, si spera, o un altro buttafuori cazzuto e cattivo che li picchi malissimo. Perché comunque il buttafuori, dai, pochettino li ha fatti calmare e li ha buttati fuori, no? Li ha fatti andare via. Se non era me il buttafuori era un cazzo di casino. Un oggetto che abbiamo pagato 8 milioncini con una stima di 9 milioncini, ci stanno offrendo 14 milioncini, proviamo a 20? Proviamo a 19, facciamo 18 e mezzo, 18, 18 milioncini secondo me 18, va bene, ok, accettiamo la tua offerta, 17 milioncini e mezzo, ci può stare, sono altri 10 milioncini che c'entrano in tasca, potremmo anche acquistare qualcosina all'asta, ma a questo punto sapete che dico, signori, miglioriamo il nostro negozio ulteriormente, spendiamo altri 40 milioncini e ce ne andiamo al caffè Art Nouveau. Vediamo i negozi, se non sbaglio, ok, rimane Incontri Chic, che è generatore di lusso, e ci costa la bellezza di 80 milioncini, quindi volendo lo potremmo anche fare, ma restiamo senza soldi se compriamo questo. Invece andiamo qui nella casa e compriamo anche qualcosina per la casa, dai, me l'avevo promesso che l'avremmo fatto, quindi ci andiamo a prendere magari una casa leggermente più prepotente, tipo questa, che già assomiglia a una casa e va benissimo così, sei sicuro? Sì. Veicolo qualcosina di più figo, tipo questa, che ci costa un altro mezzo milioncino. La casa che abbiamo comprato in questo terreno ci sta benissimo, quindi compriamo questo terreno. Mentre come sfondo, beh, direi questo, anche perché quest'altro fa altamente schifo, quindi prendiamo questo, vai, compra, a posto. E per la casa ci siamo. Acquistiamo qualcosina all'asta, vediamo se c'è roba di interessante, sembra di no, l'unica cosa è questa, che comunque vale pochissimo, quindi lasciamo stare. Proviamo ad acquistare questo che vale un milioncino e mezzo, vediamo se lo riusciamo ad acquistare a poco, anche se già praticamente siamo al limite con la stima, quindi insomma, è probabilmente il top. Ultima offerta, se va lo prendiamo, se no arrivederci, grazie. È arrivata anche l'FBI, cioè quanta roba sta succedendo in questo episodio? Avete mai guardato da vicino la sfera di cristallo che avete all'ingresso? No. Bene, fossi in voi non lo farei. Secondo il mio collega, eviterebbe un sacco di problemi. Perché, mi scusi? Il mio collega è convinto che la sfera predica il futuro di una dimensione parallela simile alla nostra, ma differente. In pratica predice un futuro falso, qualcosa che non succederà davvero nella nostra realtà, giusto? Ridicolo, vero? È quello che ho detto al mio collega, ma lui ha continuato a bladerare di multiversi e paradossi interdimensionali. L'unica cosa che potevo fare per farlo smettere era venire ad avvisarvi. Ok, puoi sistemarla, posso pagare, eh? In che senso? Paghiamo e ce la sistema, che predice il futuro, o ce la toglie direttamente? Puoi sistemarla, posso pagare. Che, cioè, vedi,
Non so adesso cosa scegliere, sono altamente indeciso. Ci può tornare utile? La rivendiamo? Puoi sistemarla? L'agente una, uno strano apparecchio sulla sfera? Che cazzo di italiano è, scusate? E ora è esattamente uguale a prima. Ok? Ci ha fregato i soldi? Probabilmente sì. È ritornato l'alieno, signori. Cioè, oggi alieni, mafia e quant'altro. Il restauratore... sembra che ci restauri gli oggetti. L'esperto sembra che lo butti via. Non è un vero artefatto alieno, dice. Se utilizzo ok... Proviamo, prima abbiamo restaurato roba. Proviamo a fare ok. Danneggiato, più 4, macchina parlante. Ok, quindi dovevamo dare retta eventualmente al restauratore. No, al restauratore, all'esperto stavolta. E all'esperto, insomma, non è probabilmente il top. Cioè, ci stanno delle cose positive e delle cose negative che sono praticamente identiche. Vabbè. Quanti falsi ci stanno portando? Troppi falsi e troppa roba inutile. E niente, ogni volta c'è sta qualcosa di utile da poter prendere, un oggetto mitico, anche se in condizioni pessime c'è sta, sto come ridotto, sto zombie. Ah, non c'è dalla stima, maledetto, maledetto, stupido esperto che non è per nulla esperto. Mi sa che devo cambiare esperto, non c'è minimamente senso. Vabbè, l'abbiamo acquistato comunque per 2,5 milioni. Riproviamo, e niente, vedi, non è capace questo esperto. Abbiamo pagato 5,7 milioni, proviamo a venderlo a 11, 10,5, 10, 9,5, vabbè dai, comunque qualcosina in tasca ci rientra. Ma signori, dai, concludiamo questo episodio andando a comprare l'altro negozio che ci costa ben 80 milioncini, quindi siamo diventati poveri, ma siamo arrivati anche nei quartieri di lusso. Aspettate un attimo, perché quanto ci costa il prossimo? 150. E quanti ne mancano? Questo è il prossimo torre di lusso e casino elite. Basta, abbiamo finito, praticamente non c'è sta nient'altro. Sono altri due negozi che devo prendere? Davvero? No, e infatti siamo attualmente in incontri chic. Il prossimo è casino elite, che non si vedevano le frecce, qua scompaiono completamente. Abbiamo ancora il tempio dei soldi, palazzo pagami e il miglior piano. Ok, quindi sono 1, 2, 3, 4, altri 4 negozi da acquistare. Non so se riusciamo nel prossimo episodio ad acquistare questi altri negozi, sicuramente li metterò a farmare e quant'altro. Ci fammo un ultimo giorno insieme, anche perché eri ritornato PJ Cash. Yo, buongiorno mondo, sono PJ Cash, questo top the top, ben ritrovati nella mia casa, la mia torre di lusso, un incredibile tempio di sogni e tesori. Con chi stai parlando? Siamo in diretta, c'è una telecamera laggiù. Date il benvenuto alla nostra nuova entrata, un concentrato di talento del fiuto per gli affari che arriva direttamente dalla periferia. Non direi proprio direttamente, più che altro erano a discarica. Ogni livello di questo gioco consiste in un nuovo negozio e avrai nuove sfide da affrontare. Avrai abbastanza talento da raggiungere la cima della mia torre e diventare il commerciante più ricco di tutti i tempi? Che devo fare? Io vedo che hai già un'idea chiara di come vuoi che vada questo gioco, ma bando alle ciance, fate entrare i clienti. Tornerò tra qualche giorno con la tua prossima con la tua prima sfida, preparati. Ok. Abbiamo più 20% dei clienti per 7 giorni e lui teoricamente arriva settimana prossima a sto punto e dobbiamo raggiungere il piano più alto, ovvero la torre di lusso. Ok, ci fammo quest'ultimo giorno insieme e ci salutiamo, vediamo che c'è sta. Un oggetto mitico che vale 1,5 milioni, ne parliamo. Bottoni di sta zona ne mi piacciono neanche, fanno abbastanza schifo, ve lo dico. Proviamo, no, vuole troppo, ma guardi, cioè, nel senso, perché no? Questo vale veramente poco, non mi interessa. Qua possiamo guadagnarci un po', sperando che se lo compri intorno al 5 milioncini. Ritengo di poter accettare la tua offerta. Azione non riesci, perché mi ha tolto reputazione? Era un falso? Forse era un falso, non ho letto bene, probabilmente era un falso.
Questo non va neanche, lasciamo stare. Non mi interessa, cioè mi stanno portando veramente della robaccia, veramente della robaccia. Vendiamo anche questo, l'abbiamo pagato però un botto. Mi sa che non riusciremo a guadagnarci quanto l'abbiamo speso. Ritengo di poter accettare la tua offerta. Beh, almeno abbiamo recuperato i soldi, almeno questo. E direi che va bene anche così. Non mi interessa, non abbiamo una stima, questo non vale niente, non ce ne può fregare di meno, non abbiamo una stima. E anche questo in pessime condizioni, guardi, non mi interessa. Il proprietario non ha riscattato l'oggetto, quindi va bene così. E signori, io direi che per questo episodio possa anche essere tutto. Mi raccomando, like e condivisioni per supportare la serie e canale, iscrivetevi se non siete ancora iscritti, unitevi anche al server Discord, trovate il link in descrizione. E detto ciò, noi ci rivediamo ad un prossimo video e ad un prossimo episodio di Dealer's Life 2. Alla prossima, ciao a tutti!